Sabato 20 ottobre. Da ieri sera un forte maltempo si è abbattuto su Napoli e su tutta la Campania, creando disagi e danni ingenti. Allagamenti gravi si sono verificati in molte città della provincia di Napoli, a Salerno e in Irpinia. A Napoli molti problemi, interdetta al transito in entrambi i sensi, la fermata municipio della metro 1, la stazione chiusa per allagamenti, le corse della metro non effettuano la fermata. A dare la comunicazione è stata la stessa ANM. A Torre del Greco, tragedia sfiorata in un sottopasso allagato, un'auto è rimasta intrappolata nell'acqua. Fortunatamente gli occupanti della vettura si sono salvati. Disagi anche nel Salernitano per il maltempo, dove i vigili del fuoco hanno effettuato oltre una trentina di interventi per trarre in salvo alcuni automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi ferroviari allagati. La forte pioggia ha causato allagamenti anche nell'agro nocerino sarnese, dove si sono registrati degli smottamenti. I caschi rossi sono impegnati ad Angri per una frana. Problemi di transitabilità sul raccordo autostradale Avellino Salerno, con allagamenti delle carreggiate e uno smottamento che si è verificato anche a Positano. Le scuole resteranno chiuse oggi sia ad Angri che a Nocera Inferiore. Centralini dei vigili del fuoco in tilt anche nel Sannio. A Telese Terme sono saltati i tombini. Disagi alla circolazione sulla Telesina. Causa maltempo, rallentamenti anche su alcune linee ferroviarie regionali. Ed anche Caserta è andata in tilt per il maltempo, tra sottopassi allagati, auto in panne nell'acqua, lunghe code per entrare in città, garage allagati e persino l'ospedale che si è ritrovato senza corrente, con alcuni reparti ai piani bassi dove ci sono state sostanziose infiltrazioni di acqua. Una vera bomba d'acqua che ha allagato tutte le strade cittadine, con il sistema fognario che è andato in tilt. Precipitazioni talmente intense che l'acqua è penetrata nelle auto in sosta con i finestrini chiusi. Disagi in ospedale, dove appunto in alcuni reparti è entrata l'acqua e le fogne non hanno retto. Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato dai carabinieri mentre provava a non far ripartire un uomo che non lo aveva pagato. Fondamentale è stata la segnalazione di alcuni cittadini, clienti di una pasticceria di Afragola, che al 112 avevano chiesto l'intervento di una pattuglia poiché un parcheggiatore abusivo stava pretendendo denaro in modo molto aggressivo. Il quarantenne ha continuato a pretendere denaro anche davanti alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Afragola lo hanno immediatamente bloccato. Durante le operazioni ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza per tentare di divincolarsi, prima poi di essere arrestato. Tragedia a Marano, dove una donna di 71 anni, Assunta Ruggero, è morta dopo essere stata investita da un'automobile. Una 19enne di Villaricca, la guida della vettura che ha investito l'anziana, è stato identificato e accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e fuga dopo l'incidente. Ovviamente è stato arrestato. La donna stava attraversando la strada in compagnia del marito quando è avvenuta la tragedia. Della 19enne però si erano perse le tracce, ma decisivo è stato il ritrovamento della sua automobile in una strada a Calvizzano. Le 26 salme delle giovanissime ragazze sbarcate ieri dalla nave spagnola Cantabria si trovano ancora nella sala mortuaria del cimitero di Salerno in attesa dei tempi necessari per effettuare l'autopsia. Sulla nave spagnola i cadaveri erano stati congelati per consentirne la preservazione e la possibilità poi di effettuare la dovuta autopsia. Il primo passo sarà, come annuncia il professor Crisci, perito della procura di Salerno che ha avviato un'inchiesta, l'effettuazione di un esame esterno dei corpi. Nell'arco di una settimana saranno poi completati i primi esami. Un gruppo di tifosi napoletani ha assaltato e distrutto con spranghe e coltelli un locale frequentato dai tifosi dell'Hellas Verona. Il tutto è accaduto poco prima della sfida al Bentegodi, dove gli azzurri di Sarri hanno incontrato proprio l'altra squadra della città, il Chievo. Secondo quanto riportato dai testimoni e carabinieri giunti sul posto, gli ultraazzurri hanno sfondato tre vetrine del locale e lanciato in aria tavoli e sedie. La trasferta veronese era stata aperta a tutti i tifosi napoletani, vista la mancanza di incidenti nell'ultima trasferta in Veneto di qualche mese fa. Erano state trafugate nel lontano 1994, quindi ben 23 anni fa, le 13 opere pittoriche del maestro Mario Ferrante, recuperate dalla Polizia di Stato a Benevento. I quadri furono all'epoca asportati dallo studio dell'artista in Via dei Rettori e da quel momento
sabato se ne erano perse totalmente le tracce. Gli uomini della squadra mobile, ricevuta la notizia circa la presenza in un garage del centro di Benevento di alcuni quadri che potevano corrispondere proprio a quelli rubati all'epoca, hanno avviato così immediati e accurati approfondimenti. Nel corso di un sopralluogo effettuato insieme all'erede del proprietario dell'immobile da poco deceduto, sono stati quindi recuperati tutti i dipinti. Tra 2 settimane effettuare accertamenti clinici e medici costerà caro. Scatta infatti il 20 novembre lo stop agli esami di sangue e urine in regime convenzionato. Uno stop per il superamento dei tetti di spesa che va ad aggiungersi a quello già arrivato da tempo per la baracca cardiologica e quella della radiodiagnostica. Una situazione che ovviamente finisce per penalizzare soprattutto le fasce deboli. Ed in conclusione una segnalazione di servizio: venerdì 10 novembre ci sarà uno sciopero dell'ANM di bus, metro e funicolari che paralizzerà i trasporti a Napoli. Ovviamente saranno effettuate le corse nelle fasce orarie garantite per legge. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi. Adesso sì.